Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la pagina dell'economia. Questa mattina a Pescara si è svolta la presentazione dell'aggiornamento congiunturale sull'economia dell'Abruzzo a cura della Banca d'Italia. I numeri della nostra regione sono in miglioramento. Paolo Renzetti. Nel 2021 il quadro congiunturale in Abruzzo è nettamente migliorato, beneficiando dei progressi nella campagna di vaccinazione e dell'allentamento delle misure di contrasto alla pandemia. Il sondaggio della Banca d'Italia, condotto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre su un campione di imprese manifatturiere abruzzesi, ha mostrato una diffusa ripresa delle vendite nel complesso dei primi 9 mesi dell'anno, con aspettative di un ulteriore incremento nel semestre successivo. I programmi di investimento che all'inizio del 2021 indicavano un recupero dell'accumulazione di capitale sono stati confermati nell'industria in senso stretto, risultati lievemente migliori della media. Il settore delle costruzioni ha mostrato poi un significativo recupero. Nel mercato immobiliare il numero di transazioni è marcatamente cresciuto. Nell'ambito del terziario si è poi registrato un significativo incremento delle presenze turistiche. Infine, nel mercato del lavoro, il quadro occupazionale è migliorato, in particolare nel secondo trimestre, a seguito della ripresa dei livelli di attività. Le prospettive del nuovo anno dipenderanno sicuramente dall'andamento esterno, diciamo, dalla possibilità di contenere questo aumento dei contagi grazie alla campagna di vaccinazione, quanto ovviamente non possiamo permetterci altre chiusure, quindi auspichiamo, ecco, che tutto vada bene, che le persone si vaccinino, che si facciano queste terze dosi e che si possa contenere questo aumento della pandemia a cui purtroppo stiamo assistendo in questi giorni. Quindi, ecco, se riusciremo a far questo, l'economia potrà senz'altro proseguire il trend positivo. In questo momento c'è abbondanza di liquidità, tanto che l'andamento del credito alle imprese, che nel 2020 era stato molto sostenuto, è un pochino rallentato, in particolare per quanto riguarda le piccole imprese. Invece il credito alle famiglie continua ad essere molto sostenuto, trainato sia dall'acquisto di beni durevoli e sia dai mutui per l'acquisto di abitazioni. Il mercato immobiliare in questo momento è molto vivace. Restiamo in tema economico perché domani al Question Time in Commissione Finanze l'onorevole Antonio Zennaro della Lega interrogherà il governo sul tema della riduzione del numero di filiali ex Tercas Banca Popolare di Bari previsto dal piano industriale di riorganizzazione 2021-2022, che riguarderà anche 6 comuni dell'area interna della provincia di Teramo, tra cui Ancarano, Aprati, Canzano, Castelli, Castilenti e Tossicia. Ho voluto portare a Roma una tematica molto sentita a livello territoriale: la chiusura dei piccoli comuni della provincia influisce negativamente sul tessuto economico e sociale delle aree interne, compromettendo anche l'attività turistica. Su Popolare di Bari scontiamo una scarsa rappresentanza del territorio e l'errore del Conte Bis di Partito Democratico e 5 Stelle di non aver indicato un nome abruzzese come componente del CDA dell'istituto risulta oggi un forte limite, chiude l'onorevole Zennaro. E proseguono i controlli della ASL di Pescara, che nelle ultime ore ha comunicato di aver avviato la procedura di sospensione di 40 dipendenti non vaccinati. Vediamo. Come è noto, per il personale del ruolo sanitario la vaccinazione è obbligatoria, quindi noi abbiamo l'obbligo di adottare le misure previste dalla legge, l'estrema ratio e la sospensione dal servizio con la conservazione del posto. Abbiamo istituito una commissione perché il personale, prima che sia destinatario di questa misura, viene ascoltato, viene sentito, può, diciamo, manifestare delle controdeduzioni o può produrre la documentazione sanitaria di esonero. Diciamo che le sedute sono state due: in una prima seduta il personale coinvolto era di 25 unità, tra cui 2 medici, e nella seconda seduta il personale coinvolto è stato di 49 unità e si è trattato di personale infermieristico e personale ausiliario sociosanitario.
Ora, la sospensione non scatta direttamente prima se il personale ha delle ferie residue e viene messo in ferie d'ufficio, se ha delle ore in sovrannumero vengono smaltite e solo dopo viene adottata questa misura, diciamo, estrema, che è quella della sospensione della retribuzione, ma il posto viene conservato. Chiaramente questi provvedimenti che hanno coinvolto questo contingente di personale non mettono a rischio l'assistenza sanitaria. Noi abbiamo tutti gli strumenti per reagire a questo tipo di intervento, perché abbiamo le graduatorie a tempo determinato per il personale infermieristico e anche per gli OSS. E nel caso in cui il reclutamento attraverso queste due fonti sia, diciamo, lento, perché comunque dobbiamo dare del tempo previsto dal regolamento per reclutarli, nelle more di questo reclutamento abbiamo comunque un sistema di fornitura di lavoro temporaneo che ci consente di reclutare personale in tempi brevissimi, quindi nessun rischio di detrimento dell'assistenza. Siamo alla pagina della cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Chieti sono intervenuti nella serata di ieri nei pressi di un pub di Chieti Scalo a margine di una lite animata, traendo in arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale una coppia teatina, 30 anni lui e 23 lei. La coppia di italiani in evidente stato di alterazione litigava in modo animoso con una 44enne di Vasto per futili motivi, provocandole delle lesioni personali. La coppia, non contenta di infierire solamente la donna, ha iniziato ad aggredire i militari intervenuti per sbloccare la situazione, prima verbalmente e poi con calci, fino ad arrivare al lancio di oggetti come bottiglie in plastica e in vetro. A quel punto i militari sono stati costretti a contenere l'azione violenta dei due al fine di ridurli in sicurezza. Grazie anche all'ausilio di personale della questura di Chieti intervenuto per dare manforte, sono stati quindi ammanettati e accompagnati presso la caserma dei carabinieri di via Riccardi. Sottoposti alle formalità di rito, sono stati accompagnati presso il proprio domicilio come disposto dall'autorità giudiziaria, sono ora in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. E andiamo a Pescara, dove nella serata di venerdì i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia hanno tratto in arresto una donna di 43 anni perché trovata in possesso di circa 100 grammi di diverse sostanze stupefacenti. La pattuglia dei militari si trovava in via Tavo a fare un servizio di vigilanza e controllo quando ha notato la donna, già conosciuta alle forze dell'ordine, che usciva dal ferro di cavallo. Subito i carabinieri hanno fermato la signora, che ha cercato di opporre iniziale resistenza e cercando di sottrarsi ai controlli. Dopo una sottoposta a ispezione, è stata trovata in possesso di diversi quantitativi e tipi di sostanze stupefacenti, tra cui 60 grammi di hashish, 22 di cocaina, 5 di crack, 30 grammi di eroina e 2 pasticche di suboxone, farmaco per il trattenimento della dipendenza da sostanze stupefacenti. La donna, sposata con un pluripregiudicato che sta scontando una condanna definitiva in carcere, sempre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stata tratta in arresto e condotta ai domiciliari poiché ha a carico una figlia minore di 13 anni che vive con lei. A seguito del rito direttissimo che si è svolto nella giornata di ieri, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo completamente argomento: contro pregiudizi e violenza, il tema scelto dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un concorso fotografico riservato ai ragazzi degli istituti superiori che hanno partecipato con 120 elaborati. 6 le immagini premiate, diventati banner e che verranno esposte il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sulle facciate degli istituti. Vediamo. I dati del femminicidio sono terrorizzanti. Il femminicidio sembra essere un fenomeno senza speranza e quindi è chiaro a tutti che per sconfiggere violenza e pregiudizi bisogna incidere sulle generazioni più giovani, e per questo la Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo, in occasione di questo 25 novembre, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione un po' provocatoria, chiamando a raccolta tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale, 16 istituti, centinaia di ragazze e ragazzi, ai quali abbiamo chiesto di fissare su un'immagine un pregiudizio, una violenza che volessero denunciare. Il risultato è stato straordinario, sono arrivati tantissimi elaborati, ma è stato interessante vedere cosa hanno fotografato i ragazzi. Sui pregiudizi hanno fotografato soprattutto l'intolleranza ai diversi orientamenti sessuali e poi il bullismo, l'indifferenza al bullismo. Sulla violenza hanno invece spaziato, sulla violenza fisica, visiva, verbale. Oggi noi premiamo 6
di scuole e i vincitori, gli autori di queste fotografie. Le scuole riceveranno dei banner grandissimi, plastificati, offerti dalla Marcozzi Costruzioni, che ringraziamo di cuore, e che saranno affissi in contemporanea la mattina del 25 novembre sui muri esterni dei loro istituti. Inoltre queste scuole riceveranno sempre nella mattina del 25 la visita della Commissione Pari Opportunità insieme a un'operatrice del Centro Antiviolenza La Fenice per un dialogo formativo e informativo con gli studenti. Cosa avete immaginato quando avete creato questa fotografia che poi ha vinto? Noi abbiamo voluto simboleggiare appunto nella nostra foto, che tra l'altro è una foto di gruppo, infatti io vengo per ritirare il premio appunto, ma non mi sento l'unica vincitrice, l'immagine appunto di queste donne vittime di violenza che spesso, anziché denunciare la violenza, la nascondono come delle maschere. Infatti noi abbiamo preso appunto queste immagini dei nostri volti sorridenti, che però sono volti che vengono comunque segnati dalla violenza. Il messaggio della nostra fotografia va a eliminare tutte le discriminazioni verso qualsiasi persona. Infatti ne abbiamo scritto delle azioni da fare sulle nostre mani, che sono delle azioni che devono essere fatte appunto per eliminare le discriminazioni nel mondo. Ed anche il Correcom Abruzzo ha acceso i riflettori sulle donne in divisa e la parità di genere. Vediamo. Oggi in Italia il numero di donne interessate alla carriera in divisa è sempre più in crescita. Dal 1999, quando fu varata la legge 380, sono circa 12.000 le donne in divisa tra forze armate e ordinamento militare, con una percentuale del 4,40%, così ripartite: 1.300 le donne ufficiali, 1.100 i marescialli, 270 i sergenti, 5.000 le volontarie in servizio permanente, 600 le allieve. Nonostante i progressi ottenuti rispetto al passato, la disparità di genere nell'ambiente militare risulta ancora molto sentita. Se ne è parlato a Donne in Armi, convegno promosso dal Correcom Abruzzo nella settimana in cui si promuovono una serie di iniziative in tutto il mondo per la giornata internazionale contro la violenza alle donne, che cade il 25 novembre prossimo. All'evento è intervenuta, portando la propria testimonianza, il comandante della Capitaneria di Porto di Civitanova Marche, il tenente di vascello Ilenia Ritucci. Il tempo sicuramente sistemerà anche questa, diciamo, differenza, che poi non la vedo come una differenza, perché credo che il ruolo della donna sia complementare al ruolo dell'uomo. Non c'è assolutamente una rivalità, bensì una complementarità. E un bravo comandante è chi sa gestire il proprio personale, chi riesce a far uscire il meglio dal proprio personale, e credo che non serva essere uomo e donna per fare una cosa del genere. Bisogna avere delle capacità più che, insomma, particolarità di genere. Il Correcom Abruzzo ha voluto puntare i riflettori e mettere al centro la donna per capire se davvero sia in atto la rivoluzione culturale rispetto al ruolo delle donne nella società moderna e al riconoscimento della parità di genere. Questo momento d'incontro fa seguito al protocollo d'intesa Donne e Media, stipulato dal Correcom con la Commissione regionale Pari Opportunità, l'Ordine dei giornalisti della Regione Abruzzo e il Sindacato dei giornalisti abruzzesi. Ormai sono passati 22 anni dalla legge del 99, grazie alla quale è stato aperto il reclutamento, molto emblematico, dato il fatto che gli stereotipi che ci sono adesso pongono il reclutamento italiano tra i più alti in tutto quanto il mondo. E Confindustria Chieti Pescara ha donato ventilatori polmonari al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale civile di Pescara. Vediamo il servizio. Ventilatori polmonari donati da Confindustria Chieti Pescara alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito. La donazione dei macchinari, del valore complessivo di 100.000 euro, è un importante gesto di solidarietà nei confronti del reparto diretto dalla dottoressa Susanna Di Valerio. Si tratta di 3 ventilatori polmonari neonatali di ultima generazione per i neonati prematuri o con patologia respiratoria. Sono apparecchiature all'avanguardia, dotate di una serie di funzioni e di accessori che ne rendono funzionale l'utilizzo per il personale medico ed infermieristico. È una donazione che ci riempie di orgoglio, tutte le aziende associate di Confindustria Chieti Pescara, perché, come dicevo anche prima, la donazione è qualcosa che piace più a chi la fa
anche a chi la riceve, nel senso che è un qualcosa di veramente voluto e grazie, ripeto, alla generosità siamo riusciti a, non solo a fare questa donazione, ne abbiamo fatte diverse, noi abbiamo raccolto circa 270.000 euro con un fondo di solidarietà che abbiamo istituito all'indomani del Covid e abbiamo distribuito quindi questa raccolta di fondi non solo all'ASL di Pescara ma anche all'ASL di Lanciano Vasto Chieti, alla Caritas, insomma abbiamo cercato di allargare quanto più possibile poi anche ad altre strutture. È una donazione che veramente migliora quelle che sono le performance assistenziali, soprattutto in questo momento storico dove la bronchiolite da virus respiratorio sincitiale è diventata pandemica in tutta Italia, ci sono neonatologie e pediatrie d'Italia in sofferenza, quindi veramente noi ringraziamo tantissimo Confindustria per questo dono che ci aiuterà moltissimo in questo momento di pandemia da bronchiolite. Restiamo a Pescara perché oggi presso la sede della Camera di Commercio è stato presentato Abruzzo Attrattivo, il primo contenitore del turismo esperienziale. Vediamo. Vogliamo spiegare qual è l'importanza di Abruzzo Attrattivo e che cos'è soprattutto questo progetto? Abruzzo Attrattivo nasce per volontà di Federpade, che è la federazione dei professionisti abruzzesi che si dedica al turismo esperienziale, e quindi non potevamo che realizzare il primo ed unico evento interamente dedicato al turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo. Due giorni di lavoro, ci sono già 80 operatori che si sono regolarmente iscritti, ci sono chiaramente ancora qualche posto disponibile. Il primo giorno saremo però 130 perché ci saranno anche altri portatori di interesse, ci saranno tour operator e giornalisti italiani ed europei che si dedicano al turismo, quindi nelle sue varie sfumature. Abruzzo Attrattivo è un evento differente perché due giorni saranno due giorni dove gli operatori studieranno, dove si conosceranno, conosceranno meglio l'Abruzzo, dove ci sarà appunto tanta formazione, dibattiti, gruppi di lavoro, analisi di quelle che sono le criticità, le potenzialità e soprattutto poi in conclusione la produzione di un manifesto che verrà consegnato e dibattuto con le istituzioni, quindi con i parchi, con la regione, con quelle che sono le associazioni più sensibili al mondo del turismo. È un grande evento dove la pluralità e la condivisione sono, come dire, i valori fondanti. Questo è un evento Abruzzo Attrattivo del 25 e 26 che dopo 10 anni, ma anche forse più, rimette al centro in discussione comunque il turismo in generale. Partiamo dal turismo esperienziale, che oggi è il fulcro del turismo, è quello che ogni turista si porta a casa e ogni turista trasferisce agli amici, al suo territorio, l'esperienza avuta in questo caso in Abruzzo. Quindi saranno due giorni dedicati innanzitutto all'incrocio tra i professionisti del turismo esperienziale e i professionisti dell'accoglienza, hotel, B&B, affittacamere, insomma agenzie di viaggio e quant'altro. Lavoreremo insieme per fare un documento che darà le basi per una discussione insieme alla regione il giorno dopo, dove sarà proprio un momento di convegnistica dedicato al turismo esperienziale, ma con l'assessore Damario, i presidenti dei parchi nazionali, i tre parchi più il Sirente, WWF, Lega Ambiente e Touring Club, e le due camere di commercio, dove parleremo di turismo. Ecco, è un processo, dopo 10 anni ci risvegliamo un po' tutti e soprattutto questo perché l'ondata di Covid ha dato dei segnali completamente differenti rispetto al passato. Siamo giunti così alla pagina dello sport. Domani alle 17.30 il Teramo ospiterà al Bonolis il Sud Tirol per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, turno con partita unica. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigori. Biancorossi ancora alle prese con tante assenze, a quelle di Lungocorso, di Cucurullo, Trasciani, Chiere, Matenga e Rossetti si aggiungono quelle di Bellucci, squalificato, e Birligea, che si è infortunato sabato nel match contro l'Olbia, e di Soprano, l'attaccante rumeno
Meno è anche il cannoniere di Coppa, avendo realizzato 3 delle 4 reti segnate nella competizione dal Teramo. Il tecnico Guidi chiederà un ulteriore sacrificio in avanti a Bernardotto e in difesa Piacentini e Aziosmanovic. E al centro della difesa lancerà l'ultimo arrivato, Pinto. Il Sudtirol comanda il girone A con 5 punti di vantaggio sulla seconda e una delle migliori difese d'Europa, avendo incassato appena 4 gol in 15 partite. Chi passerà il turno se la vedrà con la vincente di Fidelis Andria Piacenza. Per il Teramo la semifinale sarebbe un traguardo storico, ma è raggiunto in passato. Teramo Sudtirol sarà diretto da Eugenio Scarpa di Collegno. Ed oggi il Pescara riprende gli allenamenti per preparare la partita contro la Lucchese di domenica prossima all'Adriatico Cornacchia alle ore 14.30. Ieri la società ha rinnovato la fiducia al tecnico Auteri e dopo la riunione tra dirigenza, staff, tecnico e giocatori ha parlato il direttore sportivo Luca Matteassi. Ascoltiamolo. È stata concreta questa ipotesi o è stata solo una, diciamo così, indiscrezione giornalistica il fatto che Auteri potesse essere esonerato? No, indiscrezione giornalistica, perché di solito quando non arrivano i risultati è normale che paga quasi sempre l'allenatore, però non ci abbiamo pensato perché l'allenatore sta lavorando bene, sta facendo il massimo, è normale che tutti abbiamo delle colpe, della responsabilità quando le cose non vanno bene. Ci dispiace, chiediamo scusa a tutti, però quello che ci tengo anche a dire è che insomma anche oggi il presidente ci tiene veramente tanto e vedo insomma che viene anche molte volte preso di mira, il mister viene preso di mira quando non vengono risultati, ovviamente io, ma infatti chiedo insomma di lasciare in pace veramente il mister, di farlo lavorare con tranquillità. Il presidente che ci tiene veramente tanto, che è di Pescara, i giocatori ovviamente devono dar di più, perché devono dar di più come tutti, perché ci vuole. Io penso che i nostri giocatori ce ne invidiano in tanti. Chiunque mi viene a vedere la nostra partita abbiamo una grande qualità, soltanto ci vuole un atteggiamento diverso, un atteggiamento con più fame, con più cattiveria di portare a casa 3 punti, altrimenti non riusciamo solamente con il bel gioco a ottenere risultati. In Serie C ci vuole quella fame, ci vuole, se c'è da buttare la palla in tribuna si butta la palla in tribuna, quindi chiedo veramente di star vicino a tutte queste persone, dal presidente al mister, ai giocatori, perché alla fine se c'è un responsabile è quello che ha fatto la squadra e il sottoscritto quindi io mi prendo le mie colpe, però sono convinto che questa squadra con il lavoro ne uscirà fuori. Gli errori sono stati fatti e ripeto, io sono direttore sportivo, le colpe sono mie, mancano 5 giornate e tutti devono cercare di dimostrare in queste 5 giornate chi ha voglia, chi ha fame di lottare per questa maglia e magari riprendersi tutti questi insulti che ci stiamo prendendo adesso, giusti. Adesso dobbiamo mangiare merda come ho detto prima, però insomma il campionato è lungo e poi ci saranno i playoff, vediamo chi avrà le palle di affrontare questo finale come si deve. Devi metterci i coglioni, devi tirare la palla se c'è da tirare la palla su, non serve solamente il tiki-taka. Il tiki-taka lo devono fare altri, bisogna giocare con un atteggiamento diverso. Questo serve per vincereci. Poi se ci metti questo e hai giocatori di qualità, i risultati arrivano. Però senza quella fame, senza quella voglia di vincere le partite, non è perché ti chiami Pescara o perché hai giocato in Serie B o perché c'è qualità che le vinci. Ci vuole la fame. Poi se c'è la qualità ancora meglio. E per fronteggiare il momento di difficoltà la società del Pescara ha varato i mini abbonamenti per le 2 partite casalinghe con Lucchese e Pistoiese che si potranno vedere entrambe pagando 5 euro per la curva e 11 euro per il settore distinti. Intanto la conferma del tecnico Auteri non fa svanire le tensioni e i dubbi. Andrea Costantini. In casa Pescara sono state ore di tensione quelle che hanno seguito la sconfitta di Pontedera. Col presidente Sebastiani assente in terra toscana, il DS Matteassi è andato via al fischio finale e il tecnico Auteri con tutta la squadra a rapporto sotto il settore dello stadio Mannucci occupato dalla tifoseria biancazzurra, il cui bersaglio principale è stato comunque l'allenatore siciliano. E proprio la sua posizione è stata in bilico tra domenica sera e lunedì mattina, quando, nonostante le domande, non sono
sono arrivate risposte immediate sulla permanenza dello stesso Auteri. Solo nella tarda mattinata di ieri il presidente Sebastiani ha confermato Auteri, ma il silenzio precedente fa comunque pensare che l'idea di un cambio in panchina, sembrato al più inevitabile, sia stata vagliata, nonostante lo stesso Sebastiani a microfoni spenti abbia ribadito che Auteri non ha mai rischiato e il DS Matteassi, a microfoni aperti, abbia dichiarato come l'eventualità dell'esonero sia stata una mera indiscrezione giornalistica. La partita con la Lucchese ha le sembianze dell'ultimo salvagente per Auteri, anche se una mancata vittoria, oltre che peggiorare la situazione in classifica, riproporrebbe allo stesso Sebastiani le medesime dinamiche che avrebbe dovuto fronteggiare nelle ultime ore in caso di esonero, cioè mettere a libro paga un terzo allenatore che come minimo chiederà di tutelarsi con un contratto fino a giugno 2023. Ecco perché è circolata anche l'ipotesi Massimo Oddo che, essendo ancora sotto contratto con il Delfino, potrebbe essere richiamato in panchina. A quel punto, in caso di rifiuto da parte del tecnico dell'ultima promozione in Serie A, potrebbero crearsi i presupposti per una risoluzione del contratto, forse non senza attriti. Ulteriori nomi se ne fanno: Vincenzo Vivarini, Andrea Camplone, Luciano Zauri, sono profili legati al Pescara anche per questioni, diciamo, di territorialità. L'allenatore della Primavera, Pierluigi Iervese, potrebbe essere un rischio. C'è poi la figura di Beppi Pillon, che sembra quella capace di poter ricompattare l'intero ambiente, visto l'ottimo rapporto con la tifoseria e il bel ricordo che ha lasciato. Ma sono ipotesi che riprenderanno quota in caso di altro flop contro la Lucchese. Una cosa che va rimarcata è che Auteri, dopo Montedera, ha parlato di pressioni della piazza, per cui lui ha cambiato modulo e ciò ha dato insicurezza al gruppo. Lo stesso Matteassi, nel corso del suo mea culpa, ha confermato che il cambio di modulo dettato da quelle pressioni ha peggiorato la situazione. E allora torniamo a ribadire quanto già detto la scorsa settimana. Auteri sul campo torni se stesso e riproponga il calcio in cui crede. La società decida se dare fiducia all'allenatore che ha scelto in estate e se si dovrà cambiare, il tempo inizia a stringere perché il mercato di gennaio andrà pianificato con Auteri o con il suo sostituto. Ed ora la pallavolo, altra domenica amara per la Sieco Ortona che perde contro Lago Negro e resta in fondo. Alla classifica non brilla ma vince l'Abba Pineto contro Garlasco e ritrova il primato in classifica. Sergio Zappalorto. Ancora un KO pesantissimo per una Sieco che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Lago Negro, non solo per il 3-0 ma anche e soprattutto perché si resta in coda con un sol punto e a 7 lunghezze della salvezza, visto l'exploit esterno del Brescia a Siena, e in arrivo c'è la matricola terribile del Motta di Livenza di Gamba e compagni, come uscirne? In A3 invece torna in vetta solitaria l'Abba Pineto, il suo sesto successo pieno in 7 gare e grazie al 3-0 nello scontro al vertice tra Marchigiane, Macerata e Grottazzolina. Ma la squadra di Rovinelli, va detto, non ha brillato, ancora in cerca di un rendimento che sia più costante e più consono alle sue potenzialità. Vanno comunque ringraziati Link, 28 punti, e Catone in ottima serata. In A2 femminile pausa per l'Altino, in B maschile piange un'Alba sempre più in difficoltà di classifica, zona rossa, ride invece. Sorride un Paglieta che vince in trasferta e si pone nelle zone medio-alte in assoluta sicurezza. In B1 femminile cade dopo 2 vittorie la Teatina, che parte benissimo a Civitavecchia ma poi, ancora senza la leader Corradetti, imbocca un percorso sballato tra inesperienza e approssimazione difensiva. In B2 ancora un colpaccio del Teramo che liquida pure il Bari e torna un'attacca dalla capolista Corridonia. E mentre il Gada Pescara 3 perde un'occasione propizia per infilarsi verso l'alto, 1-3 col Tosto e Marchione Trani nelle immagini, il derby tra D'Annunziana e Cetias è appannaggio delle pescaresi, che meritano ampiamente un indiscutibile 3-1 che alle giovanissime di mister Di Tommaso spalanca le porte verso lidi più tranquilli, inguaiando purtroppo le cugine montesilvanesi. Tutti i servizi che avete visto li potete trovare sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Proteramo, condotta da Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.